A proposito di questa primordialità, il cinema di Herzog, secondo lei è assimilabile, insomma, alle sue intenzioni oppure... Herzog è uno dei miei maestri di riferimento, chiaramente. Apocalisse nel deserto è stato uno della filmografia per me di riferimento in questo film. Però naturalmente, come vedete, è un altro film. Herzog è una persona che usa la voce errante. Io non volevo, non perché non ritengo che sia giusto, anche De Pardon l'ha usata a Firenze, ho visto il suo film. Ma io volevo creare proprio lo spazio, io volevo anche annoiare lo spettatore, io volevo in qualche modo metterlo di fronte alla vita. Questo era il mio sogno. E alcuni dicono che il film è un po' lungo, alcuni dicono che non tutti i personaggi sono belli, e io dico bene, normale, giusto che siano così, come dire. Herzog è chiaramente un maestro, lui lavora molto fisicamente nei suoi film. In questo film devo dire che certamente anche io ho lavorato molto fisicamente, però insomma non mi sento di dire di avvicinarmi a un maestro così, ecco. Avrei potuto fare un film di interviste alla Michael Moore e portare i diversi problemi mentali che qualsiasi film porta. A me non piace quel cinema e mi interessava fare un film dove davo allo spettatore la possibilità di avere uno spazio mentale dove ragionare su quello che io mostravo. Quando sono entrato nella centrale, lì c'è un altro ancora problema ambientale, perché la centrale idroelettrica preleva l'acqua e poi la restituisce molto più giù, no? E quindi crea una parte di fiume secco. E infatti quella lì è una centrale della SADE. E negli ultimi 40 anni i giovani hanno perso il contatto col fiume, hanno perso il concetto che il fiume è il posto dove si va a fare il bagno, dove si va a divertirsi, dove si va. E quindi quando ho cominciato a lavorare sulla montagna, naturalmente ho assistito nella fase di ricerca a un incontro, una manifestazione dove c'era responsabile della centrale idroelettrica dove è stato violentemente accusato, eccetera. Io non credo che il documentario abbia questo come principale obiettivo. Per me era importante far ragionare le persone, anche perché poi pensavo, sì, ma l'alternativa a una centrale idroelettrica è una centrale nucleare. E quindi si apriva un varco, no? Alla quale non mi interessava dare la mia piccola opinione, perché ritengo che sia semplicemente un'opinione che ha un valore. Mi interessava invece introdurre questo argomento e cercare negli spettatori che di introdurre, cioè di permettere un dialogo su questo. E quindi loro subito si sono messi in un atteggiamento di protezione, non volevano che io filmassi, perché pensavano che andassi a puntare il dito su questo. Non so se è questione di smarcarsi, io credo che è una questione di trattare gli argomenti, anche i cavatori, non gli estrattori dei sassi, è lo stesso argomento. Naturalmente muovendomi con 40 comuni alle spalle sono riuscito ad ottenere questi permessi. Dall'altro credo che il film abbia scolpito la realtà che c'è sul film Eternamento, e da lì possa essere interpretato sia per denunciare, sia per invece cercare di ragionare e di portare in qualche modo delle considerazioni nuove per delle scelte future. Per me questo è importante. Sul Eternamento, quando ho deciso di fare il film, c'era una grossa questione ambientale sulle casse di espansione. Quindi ogni volta che mi presentavo per girare o per anche finanziare il film c'era sempre la paura di entrare su un argomento problematico, regionale. Devo dire che quindi entrare alla centrale idroelettrica abbiamo avuto bisogno di molto tempo per riuscire a convincere che non volevo fare un film di denuncia, ma volevo fare un film di osservazione in cui mettere sul tavolo molti argomenti della questione del rapporto uomo e natura.
è stato difficile un po' creare alcuni rapporti, come con la vecchia che chiude, che uccide la gallina. Lei è un eremita praticamente, vive lì da, mi sembra, almeno 30 anni da sola, e quindi la prima volta che sono arrivato lì non ho avuto neanche coraggio di bussare, perché mi sembrava proprio di entrare in una situazione talmente intima che avevo proprio un sentimento quasi di invasione. E quindi ho avuto bisogno proprio di costruire un rapporto, e sono stato con lei 3 mesi, e piano piano adesso è diventata una mia nonna, in qualche modo ci sentiamo, vado e ritorno. E quindi sono stati più che altro questi i problemi. Devo dire che con gli elicotteri è stato immediato, siamo saliti, era molto chiaro per me quello che volevo, perché partivo comunque dalla convinzione che il fiume è il testimone della nostra civiltà, per cui al momento sapevo che avevo questa immagine d'archivio, io ho cominciato a costruire il film dagli archivi e dalle interviste sulle persone. Quindi diciamo che nell'arco di 8 mesi di ricerca mi ero costruito l'idea di che cosa fosse il fiume per le persone. Ma io credo molto, veramente molto nella fortuna del mio lavoro. Teresa stessa, io credo che sia una grande fortuna. Incontrare una donna così particolare, solo con lei si stava prendendo il film a un certo punto. Era così forte che io stavo buttando il film sul fiume e dicendo: io voglio fare un film su una donna eremita. Non c'è niente di più attuale. E poi ho detto: no, va bene, finisco il film e poi vediamo se riesco a continuare con lei. Perché sono quelle cose che, come dire, sono della magia della realtà e dell'improvvisazione. Anche quando c'è quella panoramica lenta sulla diga, no? Che piove, io ho cominciato l'inquadratura che non pioveva e ho trovato la pioggia mentre filmavo. So per certo, perché ho fatto qualche film di finzione, che a fare quelle cose ci si mette giorni. Nel cinema documentario si butta tante cose e alcune cose invece ci sono cose così. E quando giri una cosa così è difficile prendere sonno, insomma, si aspetta il girato, c'è tutta quella cosa lì che è molto bella e mi dà molto la carica di continuare, insomma. Sicuramente sono le cose che valgono di più, perché in qualche modo si sente di averla presa, no? La realtà, di averla in qualche modo colta. Questa è la cosa più difficile, è la cosa. Per quello anche non mi interessa dire, far fare, perché così non potrò mai riuscire a coglierla la realtà, no? Invece riuscendo in qualche modo a aspettarla, prepararsi, mettersi in una condizione di, e dire sì, questo è il momento, si riesce a girare delle cose così belle. Anche loro erano molto interessati di vedere quella scena, i ragazzi, perché si ricordavano molto bene anche per loro insomma è un momento magico. Io non volevo arrivare a pochi, non mi interessava il festival, io volevo lavorare su un film che soprattutto cercasse di togliersi l'estetismo, il folklore, il regionalismo, queste cose che, cioè, non, fare un film per pochi è un limite per un film, secondo me. E quindi l'onore poi di essere qui, di essere riuscito ad arrivare al cinema, era in qualche modo riuscire a trovare la mediazione tra un linguaggio magari meno commerciale, però dall'altro riuscire a stare di fronte a un pubblico medio o dai giovani ai vecchi, insomma, più completo. Per me era fondamentale questo.